grazie di cuore alla società scientifica, alla società di Bugliattia che grazie alla sua sensibilità sta ormai affrontando questo argomento, questo tema della medicina dell'evidenza ormai in maniera molto ma molto sistematica. E allora, qual meglio poteva essere il relatore? La dottoressa, la collega è direttore del Centro della Medicina dell'Evidenza di Nottingham. In giro per il mondo ce ne sono un paio di centri per la medicina dell'evidenza, quello della collega e quello che è in Texas, il sesto centro per la medicina dell'evidenza veterinaria. Perché tutto ciò? Perché dobbiamo imparare a ragionare sui dati. Noi avemmo modo di avere una bellissima lezione nella lettura magistrale del professor Irrix, in cui appunto parlava di big data, e dove è necessario per i clinici, è necessario per il professionista saper cominciare a ben maneggiare appunto come trovare i dati, come cercarli, come confrontarli e come soprattutto valutarli. È un po', io semplicemente dico, questo significa uscire un po' via dai protocolli e pensi andare appunto in una medicina dell'evidenza, dove c'è un trattamento, un risultato, la discussione di un io non voglio portar via veramente altro tempo e vorrei passare la parola alla collega. C'è una cosa, allora, siccome lei farà c'è una parte che è interattiva con tutti noi e quindi è necessario il collegamento, collegate il vostro tablet, telefonino eccetera in wifi, perché così poi vedrete come appunto ci porta. È molto interattiva la cosa, sarà. La miglior connessione è auditorium, le troverete, me le tira fuori, la migliore auditorium con la password che è auditorium 2016, tutto minuscolo, tutto attaccato, ok? Bene, please go ahead, thank you very much. Auditorium 2016, minuscolo. Grazie mille per avermi invitata. È un gran piacere essere qui e parlarvi della medicina basata sull'evidenza. Nella prima parte della presentazione parlerò della teoria della medicina basata sull'evidenza e poi vedremo che cosa succede nella pratica, perché magari nella teoria ci sono molte cose che possiamo fare, però poi nella pratica diciamo che diventa più difficile appunto mettere in pratica questa medicina basata sull'evidenza. Quindi parlerò della medicina veterinaria basata sull'evidenza, su che cos'è, perché è importante, e poi vi dirò come dovrebbe funzionare in teoria, ma poi che cosa succede nella pratica, quindi come avere una medicina basata sull'evidenza in pratica. Inoltre, che cosa diciamo dobbiamo fare per cercare di avere questo approccio il più possibile basato sull'evidenza. E poi appunto vi chiederò che cosa ne pensate, quindi vi farò delle domande e voi dovrete, se volete, appunto rispondere. Prima di tutto una definizione della medicina veterinaria basata sull'evidenza. Significa usare l'evidenza scientifica migliore che abbiamo, ma anche esperienza clinica e anche le circostanze di proprietario e paziente per arrivare alle decisioni più giuste. Di solito quando parliamo di medicina basata sull'evidenza parliamo di evidenza basata su una valutazione tra pari, quindi articoli che sono stati pubblicati, che poi sono stati riesaminati e valutati appunto da colleghi, da pari. Quindi questa diciamo è la definizione che abbiamo, e quindi quando parliamo di medicina basata sull'evidenza, beh, quindi abbiamo l'evidenza e diciamo dovremmo fare ciò che l'evidenza dice, però in pratica sappiamo che a volte è difficile. Per questo parliamo poi anche di circostanze, dell'importanza delle circostanze paziente e proprietario. Possiamo anche pensare alla evidence-based medicine come a un paio di occhiali, quindi che indossiamo quando facciamo una visita magari con un allevatore, quindi quando siamo di fronte all'animale.
gli occhiali, quindi magari ci vengono l'evidenza assolutamente chiara, questo diventa molto chiaro nella pratica, però a volte gli occhiali rendono l'evidenza non così evidente, quindi diventa tutto un po' più offuscato e quindi a volte dobbiamo dimenticare l'evidenza e semplicemente basarci sull'esperienza clinica e le circostanze, quindi la situazione che abbiamo di fronte, il paziente e proprietario dell'animale. Quindi quali sono le fasi chiave per quanto riguarda la medicina basata sull'evidenza? Prima di tutto, quali sono le domande che mi devo porre? Che cosa sto cercando? Quali sono le risposte che cerco alle mie domande? Quindi la prima parte è il porre domande. Poi si deve cercare appunto l'evidenza che vogliamo utilizzare, possiamo fare una ricerca a livello di letteratura, possiamo trovare degli articoli appunto per trovare le risposte. E poi dobbiamo però andare ad analizzare questa evidenza, quindi sono ricerche che sono state fatte bene, sono articoli appunto validi. E prima di applicare alla pratica questa evidenza devo capire se è pertinente alla mia pratica quotidiana, quindi a quello che faccio. Quindi è stato fatto magari nello stesso modo in cui lavoro io. E poi la fase terminale, la fase, l'ultimissima fase, è vedere se appunto questa evidenza può cambiare quello che faccio. Quindi se lo applico, i risultati sono diversi o sono stati diversi rispetto ai risultati attesi, oppure sono esattamente gli stessi, quindi abbiamo gli stessi risultati rispetto a quello che facevo prima, quindi l'evidenza non sarà così, diciamo, utile. A livello medico, a volte non ce lo chiediamo, però quando parliamo di evidenza si tratta appunto di, non so, ricerche che sono state pubblicate in giornali, riviste, però se non abbiamo questa evidenza cosa facciamo? Allora, vi faccio un esempio appunto pratico, quindi una domanda clinica appunto. Vogliamo sapere se l'utilizzo di FANS e anestetico locale rispetto all'utilizzo soltanto dell'anestetico locale può fare una differenza a livello di dolore per quanto riguarda appunto la rimozione precoce delle corna. Quindi abbiamo una domanda, un quesito clinico, e andiamo a vedere tutti i database, tutti, diciamo, i paper, gli articoli pubblicati, dove pensiamo appunto di trovare una risposta a questa domanda. Magari possiamo trovare appunto vari articoli che sono stati pubblicati e ad esempio in questo caso vedete un articolo nello specifico e quindi diciamo, beh sì, possiamo leggere questi studi e cercare di capire prima, in primo luogo se gli animali considerati nello studio sono quelli, diciamo, con cui lavoro io e poi se effettivamente magari si parla di vari farmaci, se questi farmaci sono autorizzati nel mio paese. Poi se ad esempio si decide appunto di utilizzare ad esempio questo farmaco, questo anestetico locale, ci chiediamo, beh, com'è la situazione? Quindi effettivamente c'è stata una riduzione del dolore, quindi negli animali, ci sono segni chiari appunto che il dolore si è ridotto e questo quindi diciamo è la fase poi finale, la valutazione della medicina basata sull'evidenza. Se non ci sono però delle valutazioni, diciamo, tra pari, possiamo rivolgerci ai nostri colleghi o anche ad esperti per fare appunto una valutazione o un esame, diciamo, tra pari appunto dell'evidenza disponibile. Quindi spero che l'esempio sia stato utile per capire appunto che cosa sia la medicina basata sull'evidenza. Ora alcuni minuti per capire perché appunto la evidence-based medicine è importante. Beh, a volte ci vuole molto tempo, diciamo dal momento in cui viene fatta una ricerca e poi nel momento in cui viene pubblicata e poi nel momento in cui viene poi pubblicata su libri di testo, anche sui vari curricula, appunto nei programmi degli studenti. E nel settore medico ci possono volere anche più di 20 anni, no? Prima che una ricerca venga effettivamente poi pubblicata nei libri di testo degli studenti. Inoltre, il nostro, diciamo, ricordo dei casi che abbiamo fatto, che abbiamo avuto, magari non è affidabile, quindi la nostra memoria non è magari affidabile. Ci ricordiamo di casi, magari quelli positivi, ma quelli invece negativi tendiamo a dimenticarli. Però ci sono anche altri casi, diciamo, a metà strada, che erano così, sono andati bene, ma non ce li ricordiamo, quindi c'è un problema del ricordare questi casi.
e a volte non misuriamo, se non valutiamo se il trattamento, se quello che abbiamo fatto è stato efficace. Quindi come facciamo a sapere esattamente se l'animale è migliorato, quindi se ci sono stati miglioramenti, o se magari, non so, poteva migliorare anche senza il nostro trattamento? Quindi non misuriamo la nostra efficacia, l'efficacia della nostra pratica e del nostro trattamento. Quindi magari facciamo, sottoponiamo gli animali a trattamenti che invece magari sono negativi, oppure trattamenti che invece non portano alcun vantaggio. E, beh, in generale come veterinari, insomma, vogliamo certamente prendere la decisione giusta per il paziente giusto, e questo, diciamo, è il quadro di riferimento per poterlo fare. Inoltre questo fa parte della nostra condotta professionale. Il board per l'istruzione, appunto, a livello europeo ha redatto delle linee guida per quanto riguarda la medicina basata sull'evidenza. Inoltre ci sono anche dei vantaggi economici derivanti dall'applicazione della evidence-based medicine, quindi possiamo migliorare l'efficienza nel nostro lavoro quotidiano, e possiamo anche avere una migliore soddisfazione, una maggiore soddisfazione, quindi integrare la scienza nella nostra pratica porta a maggiore soddisfazione lavorativa. Quindi ci sono vari metodi che possiamo utilizzare per informare, quindi veterinari o medici, quindi possiamo in realtà applicare questi metodi con piccoli animali, oppure anche possiamo applicarli nell'ambito della salute pubblica, quindi esattamente le stesse metodologie. Quindi in teoria che cosa succede quando parliamo di medicina basata sull'evidenza? Quindi nel vostro lavoro quotidiano, beh, andate a visitare allevatori, allevamenti, quindi identificate le questioni, le domande cliniche, i quesiti, e magari ci sono delle domande per le quali non avete subito una risposta e dovete appunto trovare una risposta. Quindi potete fare una ricerca, cercare degli articoli che sono stati magari valutati tra pari, quindi con una peer review, evidenze pubblicate su giornali, su riviste, e vogliamo effettivamente vedere se esistono delle evidenze che rispondano al nostro quesito iniziale. Quindi andiamo a leggere gli articoli pubblicati su riviste, andiamo ad identificare esattamente che tipo di studio è stato utilizzato, e vogliamo vedere se la qualità dell'articolo è accettabile o meno, quindi se ci fidiamo effettivamente di questa scienza. E poi andremo a decidere se applicare appunto quello che abbiamo letto ai casi che vediamo nella nostra pratica, quindi vedere se effettivamente l'evidenza è pertinente alla nostra pratica. Magari c'è uno studio che è stato condotto in Marocco, e magari ci chiediamo se questo può essere simile ai casi che vediamo in Italia. Se poi decidete di utilizzare appunto questa evidenza, di metterla in pratica, dovete andare a misurare l'esito, il risultato di quello che avete fatto, quindi se il nuovo trattamento o terapia è effettivamente efficace. Quindi prima di tutto l'ho fatto nel modo in cui dovevo andare, e quali sono i risultati ottenuti. Quindi ora vi chiedo di alzare la mano se fate queste cose che vi ho raccontato nella vostra pratica quotidiana. Chi lo fa tutti i giorni? Quindi, in teoria, è difficile da fare. Quindi, prima di poterlo mettere in pratica, beh, ci sono delle cose che devono essere cambiate, effettivamente, per poterlo mettere in pratica. Questo perché? Beh, perché utilizziamo principi che provengono dal campo medico, quindi vengono magari applicati in ospedale, ma non, invece negli allevamenti magari la situazione è diversa e non tutti i principi vengono applicati. Quindi come professionisti dobbiamo capire quali sono le cose che funzionano anche per noi in ambito veterinario e quelle che non funzionano. E poi dobbiamo chiederci se effettivamente possiamo metterlo in pratica nella nostra attività quotidiana veterinaria. E dopo aver capito tutto questo, ci sono varie cose che possiamo fare per applicare appunto la evidence-based medicine nella nostra pratica. Non richiede molto tempo, però può davvero fare la differenza. Quindi, come vi dicevo, vi farò delle domande, perché così mi interessa appunto avere le vostre risposte e sapere com'è la vostra pratica di lavoro quotidiano.
Inoltre dobbiamo condividere questa evidence-based medicine, quindi condividere questo approccio, perché a livello individuale magari pensiamo che dobbiamo fare tutto da soli, invece se pensiamo a questa possibilità di condividere le conoscenze sulla pratica veterinaria, forse le cose diventano ancora più semplici. Ad esempio, se siete veterinari, quindi avete diverse fonti di evidenza ogni giorno, quindi ciò che leggete oppure cose che avete imparato anche da rappresentanti magari di società che vengono a presentare nuovi prodotti. E quindi se tutti i veterinari hanno diverse fonti di informazioni, beh, magari tutti noi abbiamo delle esperienze diverse, quindi se non condividiamo le evidenze e queste informazioni, in realtà tutti faremo cose diverse. Allora, prima domanda. Quindi vi chiedo prima di tutto di connettervi a kahoot.it e poi inserite appunto il PIN che vedete indicato nella slide. Potete poi inserire il nome che volete, quindi vi verrà chiesto di inserire un nome. Ci siete tutti? Quindi questo è il sito kahoot.it. Non funziona? Siete riusciti? Funziona la connessione? Allora, ci sono due persone connesse. Magari iniziamo così per appunto risparmiare tempo e andare avanti. Quindi prima domanda. Quindi e dovete scegliere fra le quattro opzioni. Quindi. Allora, voi vedete visualizzati i colori che corrispondono appunto alle quattro possibili risposte. La domanda è quale delle seguenti fonti utilizzate in primo luogo per aiutarvi nei casi clinici. Quindi rosso libri di testo, giallo articoli di giornale, blu altri colleghi oppure ricerca su internet, il verde. Solo una risposta, sì. Quindi la maggior parte di voi utilizza internet per trovare le informazioni e anche articoli di riviste. Quindi sappiamo che l'evidenza può avere varie forme, possiamo avere articoli diciamo di peer review, ci sono anche conferenze, ovviamente possiamo imparare da esperti, ci sono libri di testo, ci sono anche prodotti presentati dalle società farmaceutiche, possiamo fare ricerche su internet e su Google ovviamente. Nel Regno Unito ma anche a livello globale abbiamo fatto un'indagine per capire quale tipo di risorse utilizzano nella loro pratica
ci hanno risposto che preferiscono chiedere il parere di colleghi, utilizzare libri di testo e chiedere anche parere di specialisti. Abbiamo questo, diciamo, per quanto riguarda la risposta a livello del Regno Unito, e l'abbiamo fatto anche a livello globale. Tutte le risorse ovviamente sono positive quando ovviamente abbiamo un accesso limitato alle risorse, ma ci sono alcuni che preferiscono utilizzare evidenza scientifica. Per quanto riguarda ad esempio gli articoli peer review, di solito passano attraverso un processo, diciamo, di valutazione della qualità, perché ci sono persone che le leggono e cercano di capire che cosa appunto viene detto dagli scienziati. Quindi in questo caso possiamo dire che sono delle risorse affidabili per le nostre decisioni nella pratica clinica. Ovviamente non abbiamo tempo di cercare questi articoli tutta la giornata perché ci vuole tempo, però è importante farlo, quindi magari avere un po' di tempo, dedicare un po' di tempo a questa attività. Ma ci sono poi anche altre risorse a nostra disposizione. Quindi magari ci sono in realtà persone che hanno già cercato l'evidenza disponibile su una particolare tematica e questo è stato messo poi a disposizione di altri. Ad esempio, per quanto riguarda la formazione, quindi nello specifico, diciamo, sui cavalli, in questo caso abbiamo CAT, quindi delle tematiche che sono state poi valutate per quanto riguarda questa specifica istruzione e formazione, Best Bet, in questo caso per veterinari, quindi ci sono dei quesiti clinici che sono stati analizzati appunto da esperti, poi anche RCVS Knowledge Summaries, quindi anche in questo caso evidenze a livello di medicina veterinaria. Per quanto riguarda animali di piccola taglia abbiamo anche Bark Cats e poi ci sono anche delle informazioni specifiche, in questo caso invece su farmaci, quindi evidenza relativa a farmaci, ad esempio l'utilizzo di antibiotici eccetera, questo su veterinary prescriber. E questo è un esempio delle domande appunto che potete trovare su questo sito Best Bets for Vets, quindi se siete interessati in una tematica particolare trovate quesiti. E qui nel dettaglio vedete un quesito appunto che è stato posto. Di solito, diciamo, la struttura è questa: abbiamo uno scenario clinico, e abbiamo quindi, diciamo, la domanda e poi abbiamo la in fondo alla pagina, quindi qual è l'evidenza disponibile sulla tematica. Se siete interessati potete anche poi andare a controllare, a leggere qual è la metodologia analizzata, oppure potete fermarvi, diciamo, alla conclusione e quindi leggere la conclusione. Magari vi rendete conto che in questo caso, nell'esempio specifico, utilizzare PRIT o CIT non fa differenza nella pratica quotidiana e quindi questa, diciamo, è la conclusione che trovate al quesito. Passiamo alla prossima domanda. Quali sezioni di un articolo su rivista leggete di solito? Quindi su quale parte vi concentrate? Le risposte sono abstract, quindi l'introduzione, abstract in rosso, giallo conclusioni, blu discussioni, verde non leggo articoli con peer review, quindi di valutazione tra pari. Aspettiamo ancora per una o due risposte. Quindi la maggior parte legge gli abstract e le conclusioni. E questo risultato è simile a quello che abbiamo visto nella nostra indagine, nella nostra ricerca. Quindi l'indagine che abbiamo fatto
letto abbiamo trovato gli stessi risultati, quindi in realtà la maggior parte delle persone leggono astratte conclusioni. Per quanto riguarda invece materiali e metodi, vedete che in questo caso questa è la parte che viene letta di meno. Però spesso se guardate gli astratti in realtà non ci descrivono esattamente quello che è successo nello studio, magari andando a vedere gli astratti poi ci siamo resi conto effettivamente che gli astratti non sono così affidabili. E secondo appunto l'indagine che abbiamo fatto, abbiamo visto che in realtà i metodi, la lettura del metodo è importante e che deve essere, quindi deve essere il nostro punto di attenzione. E con la pratica poi si riesce a diventare molto abili e veloci nel capire appunto cosa succede all'interno di questi studi. Ovviamente tutto ciò dipende da quanto tempo abbiamo a disposizione per la lettura degli articoli, però magari possiamo avere una versione più breve, una versione più lunga, questo ci consente comunque di valutare la qualità della ricerca. Questa è quella che chiamiamo la gerarchia dell'evidenza. Ci sono diversi studi, soprattutto design, quindi progettazione di studi. Abbiamo ovviamente l'evidenza, quindi basata su ricerca, che è quella diciamo più forte, e poi invece abbiamo quella più debole, che si basa invece magari su aneddoti o su singoli casi appunto descritti. Ovviamente diciamo il fatto di avere evidenza più forte o più debole, questo dipende anche dal tipo di studio, come è stato diciamo progettato e programmato lo studio. Questo dipende anche dal tipo di domanda, di quesito che ci poniamo, e questa è una modalità in cui possiamo valutare se l'evidenza su una particolare tematica è affidabile o meno. Possiamo considerare poi anche la qualità, ossia il modo in cui lo studio è stato costruito o il modo in cui è stato descritto, quindi questo diciamo è il secondo elemento che andiamo a vedere per capire se lo studio è di qualità o meno. Quindi se avete 5 minuti per leggere un articolo, quindi dovete concentrarci prima di tutto sul titolo velocemente, sull'astra, prima di tutto per capire se è pertinente o meno, e poi dovete passare direttamente alla lettura dei metodi. Quindi se lavoriamo ad esempio con bovini, prima di tutto capire se lo studio è stato fatto in laboratorio oppure in un allevamento, quindi in questo caso, il secondo caso, è più pertinente. Poi dobbiamo considerare anche il gruppo di animali preso in esame dallo studio, quindi se è relativo, se è pertinente rispetto agli animali che io vedo nella pratica quotidiana. Quanti animali sono stati inclusi nello studio? Ovviamente più animali sono inclusi nello studio, più affidabili dovrebbero essere i risultati. E poi capire se sono state prese in considerazione anche le questioni o gli elementi diciamo più sensibili, quindi diciamo le, secondo noi, le cose che dovrebbero essere appunto misurate. Quindi diciamo ovviamente in questo caso abbiamo 5 minuti quindi per leggere diciamo l'articolo, però nonostante questo possiamo ottenere informazioni importanti. Bene, allora questo vuol dire che abbiamo un'altra valutazione che si chiama valutazione critica, che ci permette di andare un po' più in profondità. Allora, cosa sono questi strumenti? È un elenco di domande che ci permette di capire se lo studio che noi leggiamo è di buona qualità, almeno per quanto riguarda la nostra pratica quotidiana. Questo vuol dire confronto fra vari studi e fra vari strumenti sullo stesso argomento. E poi, se voi fate appunto la revisione dei paper, questo può essere abbastanza utile appunto per tutti voi. E riuscite anche, dopo vi parlerò in effetti di questi journal club, ovvero queste riunioni che potreste fare in cui andate a leggere degli articoli, non vi preoccupate di matematica e anche di statistica. Vi posso infatti dire che molti di questi sistemi non hanno a che fare con la vera e propria matematica e statistica, non dovete sapere in effetti molto di statistica per redigere o leggere questi articoli. Poi, come qualsiasi altro strumento, la pratica è veramente importante. Più fate pratica e più tutto diventa facile. Qui vi ho portato l'esempio di alcune domande che riguarda appunto lo strumento di valutazione critica, così l'abbiamo chiamato. Ora, gli obiettivi sono molto chiari.
chiari, quindi qual è la popolazione di animali studiata? Sono domande veramente molto semplici e quindi credo che senza problemi potreste rispondere. Abbiamo molte risorse disponibili ormai tra virgolette sul mercato, tutto questo ormai è gratis, quindi abbiamo strumenti di valutazione critica sul nostro sito web, quindi ad appunto fate riferimento al nostro sito e poi c'è anche quello di RCDS. Sono molte le risorse disponibili su come si leggono questi paper, questi documenti e sul processo di lettura. Altro articolo che è stato pubblicato su In Practice, in questo caso appunto si fa veramente riferimento alla valutazione critica, e qui trovate un paio di testi. Questo in rosa è il più breve e questo vi come dire, farà risparmiare molto tempo, imparando però molto al tempo stesso. Bene, andiamo allora alla prossima domanda, che è la nostra terza. Eccoci qua, per cui parlate, discutete regolarmente dei paper, dei documenti assoggettati quindi a valutazione tra pari negli incontri che fate, formali o informali, con i vostri colleghi? E qui avete sì, no a volte e sotto avete no perché lo studio è di mia responsabilità o comunque lavoro individualmente. Bene, allora direi che chi è riuscito appunto a rispondere il più velocemente possibile, in effetti ci dice di sì, quindi discutete di questi paper, documenti, studi con i colleghi. Cosa sono questi journal club, quindi questi gruppi di condivisione? Come dicevo prima, non tutte le persone hanno sempre tempo di leggere tutti i documenti, tutti gli studi che vorremmo leggere, e quindi il fatto che possiamo incontrarci e riunirci per condividere informazioni, questo potrebbe essere un buon modo per abbassare il nostro carico di lavoro individuale. Abbiamo anche modalità molto semplici di farlo, si utilizzate infatti questa sorta di riassunti che sono già stati creati, li utilizzate come una sorta di supporto, di backup. Quando leggete questi articoli, quando leggete, il processo diventa più facile. Poi penso che, come dire, cerchiamo anche noi di portare avanti questi club. Qualche veterinario invece non è d'accordo, comunque passa tempo a leggere questi testi in modalità alternativa. Vi incoraggio però a portare avanti questo processo, perché insomma chi ha creato poi questi club, questi gruppi, ci dice appunto che la cosa lavora, funziona molto bene. Quindi potrebbe in effetti essere abbastanza difficile trovare il tempo, perché tutti abbiamo molto da fare, però questa lettura, come dire, regolare è fondamentale. Utilizzate anche un po' di incentivi, cioè portate da mangiare o da bere qualcosa, in modo tale che la riunione diventi interessante, ma al tempo stesso informale. E poi cercate di trovare la persona, come dire, responsabile insomma, di questi gruppi, e poi insomma fate un po' a rotazione, in modo tale che non ci sia solo un responsabile. Se riuscite in questi incontri date dei crediti, cioè dei punti per deve fare formazione, e tutto il resto appunto riguarda l'importanza di queste valutazioni. Ci vuole veramente poco a creare questi club, insomma una volta appunto lanciato questo tipo di letture, come dire, che fate insieme, in poco tempo, un'ora o due settimane, veramente imparerete moltissimo. E come dicevo prima è sempre un discorso di pratica, quindi diventate migliori, sempre più veloci. Quando ho iniziato ero abbastanza lenta, adesso sono diventata molto più veloce proprio per il fatto dell'esperienza. Dunque, poi ho pensato, forse vale la pena individuare il senso di audit, cioè di valutazione clinica. Ora, questo audit vuol dire cercare di capire quello che è fatto in pratica e capire se servono delle modifiche al vostro lavoro morale, come vanno i vostri pazienti, riuscite a far raggiungere l'obiettivo che vi siete dati? Per fare questo rispondiamo alla quarta domanda, quindi avete mai realizzato un audit clinico prima? Sì, no, e in giallo c'è, non ho mai neanche sentito parlare di un audit o di valutazione clinica. Bene, allora, qualcuno...
qualcuno in effetti ha sentito parlare, anzi non ha sentito parlare di questo audio clinico, e ci sta. Allora, questo vi permette di avere un quadro di lavoro per migliorare lo standard di cura che voi portate avanti e rispettate nel vostro studio, nel lavoro quotidiano, fondamentalmente a raccogliere tanti dati su quello che solitamente ha luogo in pratica e poi dovete decidere voi se siete, come dire, contenti dei vostri risultati o se volete implementare qualcosa in modo diverso. Ci sono vari motivi, quindi c'è la, appunto per la medicina veterinaria basata sull'evidenza, beh, siamo sempre alla ricerca di ottimizzazione delle nostre cure, quindi vogliamo utilizzare dei dati sempre migliori. Se voi nel vostro studio appunto, volete creare dei linee guida da condividere con gli altri, anche questo appunto è una grande opportunità, per cui fatelo se volete condividere il vostro modo di fare, le vostre linee guida con chi è in studio con voi. Allora, vi faccio un esempio. Questo è un progetto che ho già visto in prima linea, abbiamo lavorato con degli studenti e abbiamo lavorato con tre allevamenti per cercare di facilitare appunto queste valutazioni cliniche. Abbiamo scelto varie pratiche. Allora, da una parte ci siamo detti, diamo un'occhiata ai casi eventualmente di endometriti, per cui cerchiamo di capire cosa utilizzavano contro l'endometrite proprio nella primissima visita che facevamo in allevamento. Qui c'è la definizione anche di endometrite, fondamentalmente ci dicono che è un'infiammazione dell'endometrio in un utero che ha una dimensione normale, questo è associato quindi a liquido, quindi a scarico pruriginoso vaginale dopo 21 giorni appunto di produzione di latte in assenza di patologia clinica sistemica. Dopodiché ci siamo detti, bene, vediamo quali sono questi risultati misurabili, cosa stavano utilizzando queste persone per fare misurazioni. È stato veramente molto molto difficile identificare questi dati e i sistemi di conteggio, se volete, perché tutto sembrava molto generico, sistemi che potevano essere utilizzati non solo per le endometrite ma per altre patologie. Quindi abbiamo raccolto i dati in modo diverso. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo raccolto in modalità prospettica, cioè da oggi in poi tutti devono scrivere informazioni e descrivere bene il trattamento utilizzato contro le endometrite. Abbiamo distribuito un modulo per la compilazione, quindi la raccolta di dati, abbiamo raccolto grazie a questo varie informazioni, lo vedete o vedrete dopo, non è difficile, alcuni dati come dire quasi anagrafici dell'allevamento e poi il veterinario che per noi descrive com'erano i casi e poi ci hanno descritto in poche parole il trattamento utilizzato. Siamo fermati qui con le domande, per cui credetemi non più di 2 minuti per compilare i questionari. E qui trovate i risultati che abbiamo ottenuto proprio dal primo allevamento. Lo vedete, molti utilizzavano l'epicido, quindi le prostaglandine contro questa patologia, qualcuno con Metricure per alcuni casi, e poi lo vedete un range di altri trattamenti che abbiamo scoperto che stavano utilizzando. Ora, raccogliendo tutte queste informazioni, allora, vi sedete a tavolino appunto col veterinario e si può dire bene, che ne pensate di questi trattamenti? Secondo voi veramente è tutto qui? Oppure, non so, tutti fanno la stessa cosa, ci sono delle eccezioni. Ebbene, molto spesso i veterinari ci hanno detto ma non mi aspettavo che potessero essere utilizzate tutte queste alternative. Quindi abbiamo dato loro l'opportunità di discutere di questo, magari riformulare un protocollo per fare riferimento a tutti quanti i casi di endometrite che poi avrebbero incontrato in futuro. È stato per una volta un processo molto utile. Posso saltare giusto questo piccolo capitolo sulla partecipazione alle conferenze, giusto per recuperare qualche minuto. Perfetto, quindi è stato veramente una carrellata molto molto veloce delle piccole grandi cose che si possono fare in studio, nella vostra pratica quotidiana, per come dire, imparare sempre di più, ma senza passare troppo tempo a leggere. Come professionisti, come dire, dobbiamo fare sempre un lavoro di teoria, ma al tempo stesso bisogna capire tutto quello che bisogna fare dal punto di vista fisico, capendo però che le decisioni si basano appunto sulla medicina veterinaria basata sull'evidenza. Ora c'è già molto che possiamo fare, anzi lo facciamo già, e secondo me, come dire, tutto quello che facciamo è a ragionare appunto sempre di più sulla EDM, quindi sulla medicina veterinaria basata sull'evidenza. La maggior parte di questo lavoro non è per forza difficile, non vi porta via troppo tempo, la classica preoccupazione. E poi vi incoraggio sempre a lavorare in team, in gruppo, nel vostro studio.
studio. Se invece siete, come dire, l'unico veterinario in questa vostra clinica, sarebbe bene collaborare con altrettanti colleghi, altrettanti centri. Questo vuol dire discutere con colleghi che avete, con nuove persone, discutete di casi clinici costantemente, appunto in diversi studi o in diverse pratiche quotidiane. E poi per una volta questo fatto di avere dei database per avere sempre a disposizione dei dati, senza dimenticare di condividere le informazioni sui corsi di formazione a cui siete stati. Allora, se vi interessano quindi questi argomenti di cui vi ho parlato, sapete che c'è un corso di formazione che ho sviluppato in Inghilterra, a Nottingham. Fondamentalmente la maggior parte è online, però avete anche due giornate appunto di face to face in cui fisicamente venite a Nottingham e lavorate con noi, ma la maggior parte appunto è un corso online. Avete tanti vantaggi, allora accesso ad esempio a delle riviste elettroniche, per scaricare molto materiale. Se siete interessati andate qui sul nostro sito web, date un'occhiata, trovate tutti i dettagli sul corso. Il prossimo è previsto in partenza l'8 gennaio. Va bene, termino qui, grazie mille quindi per anche le persone che ci hanno aiutato con questa ricerca. Cerchiamo di capire anche quale sarà il nostro futuro. Qual è quindi l'obiettivo del nostro centro, dei nostri studi? È aumentare la coscienza, la consapevolezza e l'utilizzo dei principi di medicina basata sull'evidenza nella nostra professione. Questo vuol dire fare ricerca pertinente che ci interessa direttamente, ma essere anche certi dell'altra parte, se volete, dell'altro lato della medaglia, cioè che tutta questa ricerca venga veramente distribuita nei confronti dei veterinari per migliorare la nostra pratica. Avete quindi la professione veterinaria, come vedete, che è coinvolta, come dire, sia a destra che a sinistra, cioè in ogni singola fase o step di questo processo. Qual è quindi il nostro obiettivo? Sicuramente è quello di produrre dei professionisti veterinari che non solo siano attivi, ma che conoscono veramente bene l'ultima ricerca appena pubblicata. E sono persone quindi che possono veramente sviluppare la loro professione, al tempo stesso andare d'accordo, quindi collaborare con i ricercatori. Questo vuol dire ricerca diretta, ma anche ricerca, come dire, che deve ascoltare veramente voi veterinari, perché siete voi che sapete su cosa bisogna concentrarsi e quindi su quali risposte, quali domande dare risposte. Allora, non sarei australiana se non avessi portato almeno un'immagine di sport, perché siamo molto grandi, così credo, noi australiani in tanti diversi sport, in modo particolare quelli di squadra. E questo appunto ci fa capire che bisogna sempre, come diciamo in inglese, collegare i vari puntini, per andare d'accordo con i vari membri della squadra. Allora, vi parlo, come dicevo all'inizio della presentazione, del nostro momento di inizio del nostro centro, quindi il recente passato. Allora, abbiamo lanciato l'idea nel 2009, quindi io e Rachel, lei era ancora direttrice di questo centro, e quando abbiamo iniziato abbiamo detto, sapete cosa? Avevamo detto, facciamo una cosa, raccogliamo tante diverse informazioni, eravamo quasi, come dire, schiacciate dall'insieme di informazioni che stavamo raccogliendo. Ci siamo detti, bene, cominciamo innanzitutto a intervistare quante più persone possibile per capire cosa pensano che sia la medicina basata sull'evidenza. Altra cosa ancora che abbiamo fatto, dunque, abbiamo realizzato un grande sondaggio con veterinari nel Regno Unito per appunto chiedere ancora una volta cosa pensate sia l'AVM, questo tipo di medicina. Ci voleva quindi un basale, cioè un momento iniziale in cui iniziare, giustamente per capire qual era il livello di conoscenza in quel momento. Dopodiché, secondo punto, abbiamo cercato anche di utilizzare una sorta di processo di prioritarizzazione, quindi quali sono le cose di cui si parla più in comune, e conseguentemente ci siamo detti, bene, a seconda di queste risposte prioritarie saranno prioritarie certe nostre reazioni. Dopodiché, terzo punto, volevamo anche scoprire cosa leggevano veramente i veterinari, cosa leggevano, quali fonti di informazioni e quali utilizzavano per essere informati e informare gli altri dello stesso studio. Quindi abbiamo cercato di capire innanzitutto se, come e quando pubblicare ad esempio dei dati di ricerca, per capire quindi cosa questi veterinari leggevano, quando e con quale livello di interesse. Quarto punto, dunque, era necessario capire quali erano le eventuali barriere e al tempo stesso gli elementi motivanti, insomma i cosiddetti motivazionali
che appunto permettevano a queste persone di interessarsi alla ricerca. Fondamentalmente cosa poteva? O contribuire a generare questo approccio basato sull'evidenza e quali erano appunto gli ostacoli. Questo vuol dire che cercherò di utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili a livello di education, cioè di formazione da condividere con i veterinari. Dopodiché volevamo anche capire un altro punto per noi importante, a livello di percezione. Qual era quindi la percezione dei veterinari relativamente alla responsabilità che loro credono di avere nella loro professione? Questo appunto sempre con lo stesso obiettivo, migliorare la base di conoscenza e la consapevolezza del nostro mestiere. Allora, ovviamente qui si fa riferimento all'education, quindi all'istruzione, alla formazione, al parlare nei vari gruppi di formazione. Questo vuol dire formare meglio anche la nuova, prossima generazione di veterinari su quelle che saranno le loro responsabilità in futuro. Quindi lo vedete qui sotto, c'è un certo numero di pubblicazioni proprio come risultato di questi sondaggi. Ancora una volta tutti i riferimenti anche di questi studi sono a fine presentazione nel vostro file. Allora, come dicevo prima, una delle primissime cose che abbiamo fatto è stata quella di identificare tutte quelle che sono le condizioni che si presentavano in comune negli studi di medicina veterinaria che leggevamo, ma anche nella pratica veterinaria. Quindi alcuni studenti di dottorato si sono recati all'interno appunto di questi centri di consultazione per i piccoli animali domestici. Hanno descritto le diagnosi, le condizioni mediche, le patologie e anche gli outcome, quindi i risultati, cioè gli esiti generati appunto dopo la presa in cura di questi stessi animali. Allora, una delle cose più importanti che abbiamo imparato grazie a questo processo è quanto segue. Queste consultazioni sono francamente complicate, perché all'interno di questi esami abbiamo tratto diversi aspetti che sono tutto molto interessanti. Ad esempio, qual è veramente l'elemento fondamentale che c'è nelle discussioni tra il veterinario e il cliente? Punto di domanda. E poi, come viene fatta effettivamente, concretamente, la diagnosi in questi casi? E come conseguenza, quali azioni vengono implementate come conseguenza dell'esame? Dunque, penso che tutti quanti questi elementi abbiano veramente un impatto diretto sull'esito, quindi sulla conclusione stessa della consultazione e quindi sullo stato di salute di questi animali, di ciò che succede loro. Tutti questi elementi quindi sono importanti per fare cosa? Per raccogliere più informazioni possibile. Questo ha un impatto sulla formazione, sulla pratica quotidiana, sulle nostre strategie di comunicazione e mille altre conseguenze. Abbiamo realizzato uno studio praticamente quasi simile a livello appunto di piccoli animali che avete appena visto, ma anche di animali da reddito, per cui abbiamo fatto lavorare un paio di studenti che si stavano appunto prendendo il loro master, hanno osservato le varie consultazioni, l'esame, la diagnosi, il percorso come dire, di supporto e di assistenza e il risultato finale. Altra cosa ancora che abbiamo fatto, abbiamo dato un'occhiata ma molto approfondita al PMS, sono cioè i sistemi informatici, ovvero i software di gestione di questi centri veterinari, per cercare di capire se, come e quanto possibile utilizzare i dati che venivano inseriti dai veterinari nei loro computer ogni giorno e vedere se era possibile utilizzarli per scopi di ricerca. Abbiamo iniziato allora con una clinica, come se fosse appunto il classico progetto pilota, che aveva imparato solamente un sistema informatico, per vedere se era possibile estrarre dei dati e utilizzarli appunto per scoprire veramente come in una miniera cosa c'era all'interno di questi testi, di queste descrizioni. E non abbiamo assolutamente chiesto di cambiare nulla a livello di tipologia, insomma di inserimento di informazioni, se non essere il più corretti possibile nell'inserire le informazioni stesse. Per riassumere questo tipo di lavoro, questo tipo di progetto, posso descrivere tre punti fondamentali. Abbiamo estratto innanzitutto il famoso free text, quindi il testo libero. È stata una modalità questa molto efficiente per capire meglio ciò di cui si parla quando si parla di veterinaria. Ora, questo non vuol dire che i veterinari debbano appunto, come dicevo un attimo fa, cambiare nulla delle loro tecniche o comportamento. E poi il terzo punto fondamentale, quello di cui si parla spesso, altrettanto spesso non è registrato, e questa è una cosa molto importante per noi ricercatori, perché si parla molto di qualcosa, ma se si scrive poco di questo qualcosa, ahimè troviamo dei gap, cioè degli spazi vuoti da colmare all'interno della ricerca che poi viene effettivamente pubblicata.
Questo è anche il risultato del famoso progetto di audit, cioè di valutazione clinica, di cui vi ho parlato prima della pausa caffè. Quindi, in modo particolare, negli allevamenti e sicuramente dalla prospettiva insomma inglese, quindi con il tipo di lavoro che facciamo ogni singolo giorno, questa sì che è una grande sfida, perché appunto bisogna scendere i livelli di dettaglio che poi devono essere descritti per ogni singolo animale, livelli che non erano chiesti fino a poco tempo fa. Altra grande area su cui ci siamo concentrati, soprattutto all'inizio del lavoro, è fare una grande revisione della letteratura disponibile. Vi dicevo già prima appunto di Best Pets for Vets, è il sito web che abbiamo creato inizialmente. Dunque, abbiamo associato a questo degli altri studi molto più in profondità, sono delle vere e proprie revisioni sistematiche, lo sapete, sono molto più approfondite. Richiedono veramente molto tempo e sono enormi, perché sapete, non solo utilizziamo quindi tutta la letteratura che è assoggettata quindi a un controllo, a una valutazione tra pari, ma aggiungiamo della letteratura, quindi tutta l'evidenza, tutti i dati di fatto diventano molto molto numerosi. All'interno di questo stesso processo ci siamo posto un altro obiettivo, e cioè con l'aiuto di uno specialista informatico e anche del trattamento di informazioni che ha collaborato con noi per alcuni mesi, abbiamo cercato di capire come leggere al meglio la letteratura per i veterinari e di veterinari. Sono basati su un database, ma ce ne sono molte a disposizione. Secondo noi questo CAB Abstracts dovrebbe essere il migliore. E abbiamo scoperto che PubMed, solitamente utilizzato da molti di voi, francamente non è altrettanto valido rispetto a CAB Abstracts e non copre, PubMed, ripeto, la stessa quantità di argomenti coperti da CAB. Altra cosa che abbiamo fatto, dunque, devo dire che è abbastanza difficile trovare nella letteratura di medicina veterinaria delle revisioni sistematiche pubblicate finora. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo creato noi un database che ogni revisione sistematica che viene pubblicata praticamente viene identificata automaticamente nel nostro database, come se ci finisse direttamente. Nella pratica veterinaria in particolare, se cercate delle evidenze di alta qualità, è possibile appunto andare su questo tipo di database che si chiama VetsRev e qui trovate appunto i titoli migliori. Allora, come dicevo prima, abbiamo già parlato di questo sito, già nella parte precedente della presentazione, bestpetsforvets.org. Ora, non so se avete sentito parlare di Best Pets for Vets. Chi ne ha sentito parlare? Sulla mano adesso, per cortesia. Ok, giusto un paio di voi. Allora, è un processo che abbiamo utilizzato, che vi ripeto, praticamente abbiamo effettuato tante piccole revisioni di letteratura per insegnare peraltro ai nostri studenti quello che è veramente la medicina veterinaria basata sull'evidenza. Nell'ultimo anno di corso gli studenti con due diverse rotazioni vengono appunto a familiarizzare con questo processo. E quindi ogni volta quindi, che finisce una rotazione, quindi un periodo trimestrale, devono presentare i loro risultati. Abbiamo creato una sorta di round clinici, nel senso che andiamo veramente in questo programma di rotazione a vedere come si lavora nei vari centri, in modo tale da poter avere informazioni anche da questi studenti. E questo è molto interessante perché anche i clinici e non solamente gli allevamenti sono tutti quanti coinvolti in questo processo di raccolta di informazioni. Per quanto riguarda invece il presente, cosa stiamo facendo in questo momento, e quindi qui chiudo con il recente passato, questo è innanzitutto il team che abbiamo in questo momento, persone che si stanno occupando con noi dei progetti in corso, e abbiamo varie tipologie di persone, c'è chi si occupa solo di comunicazione, quindi come si fa la comunicazione tra veterinari e clienti, abbiamo anche gli specialisti che fanno solo revisioni della letteratura disponibile, altri ancora quindi che estraggono dati sulla pratica veterinaria quotidiana. Sono tre le aree fondamentali su cui stiamo lavorando in questo momento. La prima si chiama sintesi dell'evidenza. In questo caso facciamo delle revisioni e poi dopo le riuniamo, quindi creiamo appunto questa sorta di riassunti, se volete, ve ne ho già parlato. E poi abbiamo tutta la collaborazione su tre livelli, con i clienti, con i veterinari e con le cliniche. Tutto questo ci permette di generare della ricerca, facciamo osservazione, chiediamo ai clienti cosa si aspettano dai veterinari, e credo che sia stato un lavoro pesante ma molto interessante.
E poi abbiamo la terza area, secondo me questa è una delle cose fondamentali che facciamo, noi chiamiamo education, quindi formazione, quindi parliamo, insegniamo con gli studenti dell'ultimo anno di formazione e partecipiamo spesso a conferenze come queste, nel senso che parliamo moltissimo con quante più persone possibili di medicina veterinaria basata sull'evidenza. Vi ho parlato velocemente di questa nostra sintesi dell'evidenza. Cosa facciamo in quest'area? Allora, innanzitutto cerchiamo di fare diversi tipi di revisioni in vari formati, perché ci sono vari modi appunto di fare revisione della letteratura, come immaginate. Continuiamo peraltro ad aggiungere sempre al nostro database delle informazioni costantemente. Si tratta appunto di summary, per cui di riassunti, molti di questi sono stati già pubblicati in alcune riviste inglesi, nonché finiscono, come dicevo prima, nel database. Dopodiché abbiamo cominciato anche a scavare un po' più in profondità sulle problematiche qualitative delle evidenze che adesso trovate in letteratura. Infatti uno dei temi più comuni che noi incontriamo nei nostri studi è la classica domanda: cosa potrebbe essere fatto meglio? Ma anche le problematiche di reporting, cioè di rendicontazione, quando qualcuno crea un testo, un documento, un manoscritto, quali sono le cose fondamentali e quali sono quelle che mancano molto spesso? Poi abbiamo creato anche un altro strumento che ci permette di valutare il livello qualitativo degli studi che riguardano varie aree, gli studi appunto orizzontali. Molto spesso quindi questi studi mancano nella letteratura e in questo momento cerchiamo di capire cosa viene utilizzato la maggior parte del tempo da parte dei medici in generale, ma anche dei veterinari. Quindi abbiamo identificato alcune basi di lavoro grazie a diversi studi randomizzati e controllati. Abbiamo osservato tutti i trial, ad esempio, realizzati nel 2011, per cercare di capire eventualmente cosa mancava all'interno di questi studi clinici, cioè di questi trial. È stato interessante perché l'outcome fondamentale di interesse è stato identificato. Quindi abbiamo misurato il livello di interesse di questi studi e pensate che molto spesso solamente metà di questi studi ci presentava direttamente il punto fondamentale, quindi veramente su cosa verteva lo studio stesso. E poi pensate che solamente meno del 15% di questi studi riportava anche un calcolo della dimensione del campione, quindi il numero del campione. Cosa fondamentale, lo capite, per identificare quanti animali vi servono per poter arrivare a dimostrare delle differenze statisticamente significative, che come sapete è la cosa più importante. Dopodiché abbiamo osservato anche diversi altri studi per cercare di capire innanzitutto chi li ha finanziati e per vedere se il, come dire, finanziatore, tra virgolette, aveva un impatto sull'esito di questi risultati, di questi studi. E in effetti abbiamo avuto molti risultati positivi che venivano riportati se appunto lo studio era finanziato da una farmaceutica, in confronto invece a diversi altri tipi di sostenitori o di finanziatori. Quindi capite che anche in questo caso questo è stato interessante, nel senso che i veterinari utilizzano questi studi nella loro pratica quotidiana, ma attenzione a capire cosa c'è dietro. Qual è quindi il messaggio fondamentale sulla base di tutto questo lavoro? Allora, valutare come sono condotti gli studi e come questi sono rendicontati è veramente importante, perché questo ha un impatto diretto sul vostro lavoro quotidiano e su come voi utilizzate tutte queste informazioni nel vostro personale processo decisionale. Giusto per darvi un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il nostro sito web, Best Pets for Vets. Abbiamo in questo caso pubblicato 64 testi che praticamente carichiamo fondamentalmente una volta al mese e questi sono fondamentali per il vostro processo decisionale. Molte delle persone che utilizzano questi sistemi sono ovviamente inglesi, ma abbiamo diversi siti e anche dei database che utilizziamo in giro per il mondo. Spero che possiamo anche scrivere la parola Italia qui sotto la Russia fra qualche mese, quando voi utilizzerete, lo spero, Best Pets for Vets, quindi il sito. Allora, il secondo braccio, la seconda area su cui stiamo lavorando, come dicevo prima, è tutto il discorso di ricerca che si basa sul lavoro fatto da veterinari, clienti, ma anche dalle cliniche. Questo vuol dire che realizziamo sempre più collaborazioni con sempre più reti di cliniche, ovviamente utilizziamo dei software per estrarre più dati possibili,
e come dicevo prima abbiamo cominciato anche a fare molta più raccolta dati con i veterinari, facciamo delle domande e chiediamo appunto come si sono approcciati, come hanno lavorato su casi particolari. Ve l'ho parlato prima, però qui andiamo un pochino più in profondità, parliamo con quante più persone possibile e semplicemente cerchiamo di capire come lavorano ogni singolo giorno. Dopodiché chiediamo, ma come professione il lavoro fatto adesso è la cosa giusta da fare o si può migliorare qualcosa? Dopodiché abbiamo iniziato anche a concentrarci sulla medicina preventiva, la MP, questo vuol dire tutto il discorso della biosicurezza piuttosto che della vaccinazione, in modo particolare per i bovini, ma anche per quanto riguarda queste consultazioni a fini preventivi sui piccoli animali domestici. Abbiamo lavorato anche sul lato cliente, qualcosa di simile appunto con i clienti, sempre sulla medicina preventiva. Giusto per darvi un esempio allora di alcuni di questi studi, questo è un esempio sul piccolo degli animali domestici, però lo riuscite a capire, secondo me, lo spero, il valore di questo lavoro. Se osservate la letteratura peer reviewed, francamente a volte insomma non trovate veramente qualcosa che vi aiuta a prendere delle decisioni. Abbiamo quindi cercato di fare un sondaggio per capire chi tratta ad esempio i cani, come, cosa chiedono i clienti, quali trattamenti vengono richiesti, quali sono offerti. Ed ecco alcune delle risposte, a me in generale. Abbiamo chiesto quindi a diversi practitioner le stesse domande e poi abbiamo chiesto giustamente anche agli specialisti, ad esempio agli oftalmologi che fanno giustamente il loro lavoro quotidiano. E troviamo una differenza appunto fra, come dire, in generale quello che la gente fa. Adesso vi spiego, ci sono mille motivi qui dietro, però vedete, adesso non abbiamo il tempo, però è interessante capire queste differenze e servono queste linee guida perché riusciamo a capire meglio quello che si pensa in generale ma quello che pure lo specialista fa fisicamente. Questo è solamente l'inizio di uno dei nostri progetti. Altra cosa che vi dicevo prima, stiamo lavorando in questo momento sul discorso della biosicurezza e o vaccinazione per gli animali da reddito. Immaginate quindi quante pubblicazioni sono state anche come risultato al nostro lavoro che ho messo un link dove si parla in generale di biosicurezza CDVM. Altro punto ancora, utilizziamo la ricerca per quanto riguarda il cosiddetto comportamento sano o non sano, nel senso che si fa riferimento di nuovo alla medicina preventiva e agli approcci di MP, di medicina preventiva, ancora una volta dei contatti, delle colloqui con gli allevatori, hanno trovato il materiale molto utile e giustamente sappiamo che in generale vaccinano appunto quando succedono certe cose, ad esempio quando c'è un rischio molto elevato che arrivi la patologia, a volte un po' tardi perché la malattia è già arrivata. Questo è interessante perché si concentra sull'utilizzo e la percezione del vaccino come provvedimento di controllo ma quasi mai come sistema preventivo. La cosa interessante e positiva è che gli allevatori capiscono che hanno veramente un ruolo fondamentale nel processo decisionale che riguarda la vaccinazione e si fidano moltissimo dei veterinari a livello di consulenza, quindi di idee. È anche vero però che da lì al dire che tutti seguono e implementano i nostri consigli, i vostri consigli, beh, c'è ancora molto da fare. E ancora una volta serve appunto lavorare un pochino meglio per capire perché c'è questa dicotomia, questa differenza tra ciò che viene consigliato e ciò che è fatto. Abbiamo chiesto di nuovo cosa si pensa della vaccinazione, non vi sorprenderà a sentire dire che tutti ci hanno detto che la vaccinazione è uno strumento molto utile, però in molti ci dicono che c'è un po' di scetticismo, un po' di riluttanza nel dire agli allevatori di smettere di vaccinare, anche se il rischio è basso, perché tutti sono molto preoccupati di eventuali prossimi focolai, futuri focolai, e qualcuno appunto ci diceva, beh, so di chi si è fermato a vaccinare e poi è tornata la patologia. E quindi c'è ancora un po' di timore, quindi molto spesso ci sentiamo appunto dire noi crediamo che magari non sia più importante o fondamentale vaccinare, ma so che da parte degli allevatori è difficile far smettere di vaccinare. Ancora una volta qual è quindi il messaggio insomma, fondamentale di questa seconda parte di presentazione? La comunicazione deve essere franca, aperta e sincera per essere certi che le strategie più appropriate vengano utilizzate. E penso anche che sempre sulla base del nostro lavoro questo sia veramente chiarissimo, quindi allevatori e veterinari si devono parlare e devono parlare di più di vaccinazione, di biosicurezza e di medicina preventiva. Lo fanno già ma potrebbe essere migliorato questo rapporto. Per questo deve bene sapere anche da voi quanto discutete appunto con i vostri allevatori di biosicurezza e di vaccinazione.
Per concludere, la terza area è quella che ho chiamato appunto scambio di informazioni e formazione. Qui immaginate, copriamo tanti diversi livelli, per cui insegniamo appunto all'università le tecniche appunto di medicina veterinaria basata sulle evidenze, lavoriamo anche con degli studenti che fanno appunto come dire, il loro periodo di internato in alcuni allevamenti e lavoriamo anche con i professionisti. Ora, uno degli elementi interessanti che abbiamo scoperto quando parliamo ad esempio con i nostri studenti, sempre di medicina veterinaria, basata sull'evidenza, è che loro scoprono subito il grande valore di questa tecnica, per cui capiscono che a loro servono delle abilità per essere capaci di lavorare in quest'area. Al tempo stesso scoprono le difficoltà e anche le sfide da raccogliere in pratica, nel modo in cui questa medicina veterinaria, basata sull'evidenza, è vista e fatta oggi. L'avete visto e sentito prima, forse è impossibile fare tutto quello che ci siamo detti, per cui solamente questi ragazzi, questi giovani che cominciano ad essere coinvolti nel sistema riconoscono queste sfide, le raccolgono e dobbiamo, come dire, cercare di minimizzare insomma anche tutti questi sforzi, anche la paura che a volte viene generata se vogliamo che questi giovani portino avanti queste tecniche. Per quanto riguarda poi le varie risorse, noi abbiamo contribuito insomma a queste stesse risorse. Se volete appunto saperne un po' di più sulla medicina veterinaria basata sull'evidenza, beh, sapete che questo è un tutorial gratis che potete scaricare, si chiama EBVM Learning, vi consiglio veramente di dare un'occhiata. E poi, come dicevo già nella prima presentazione, prima della pausa, abbiamo appunto questo corso in partenza inizio gennaio da noi a Nottingham. Allora, due parole invece sul nostro centro, ma sul futuro. Quindi quali sono i prossimi passi in avanti che secondo noi dovranno essere fatti o da noi, ma in generale anche nella medicina basata sull'evidenza. Se fate riferimento al punto di partenza che noi abbiamo condiviso con i colleghi e anche al nostro presente, come fare quindi a portare avanti tutto questo proiettandoci nel futuro? Allora, in questo momento tutti ci riconoscono il fatto che anche se osserviamo questo tipo di medicina, attenzione all'applicazione tangibile, vera e propria agli animali davanti a noi. Quindi la fase detta di implementazione concreta è quello che non ci permette ancora di essere tanto tecnici, tanto come dire concreti quanto vorremmo essere. Quindi siamo ancora nella fase appunto di riflessione, di pensiero critico che aspetta di essere tradotti a realtà. Importante prendere in esame tante diverse forme e tipi di medicina veterinaria basata sull'evidenza, quindi non solamente quei trial controllati e randomizzati di cui ho parlato prima, ma in altro. Questo vuol dire che dobbiamo allora capire e far capire come essere più pragmatici possibili nei nuovi trial clinici. Questi non sono, forse non saranno per il prossimo futuro perfetti, ma dovranno appunto riguardare le classiche domande che ci siamo appena posti. Stiamo utilizzando anche diverse pratiche che noi chiamiamo pratiche sentinella, cioè centri sentinella. Abbiamo molti di questi studi coinvolti, lavoriamo con 74 centri che collaborano con noi. E abbiamo anche la possibilità di utilizzare i nostri dati su diverse piattaforme informatiche che quindi ci danno il permesso di avere dei dati da diverse fonti. Stiamo anche iniziando adesso a utilizzare varie metodologie per rendere più sintetica tutta questa evidenza, quindi chiediamo l'expert opinion, quindi pareri di esperti, che potrebbero essere un'ottima idea quando non abbiamo nient'altro. Nel senso che cerchiamo di avere modalità strutturate, obiettive di guidare e gestire queste opinioni o pareri degli esperti. Una di queste metodologie si chiama Delphi. Abbiamo provato a implementare sia la Delphi ma anche altre metodologie per cercare di creare tanta medicina basata sull'evidenza, anche solamente basata su questi avvisi, cioè opinioni di esperti. E questo potrebbe essere proprio un esempio di uno studio realizzato da noi utilizzando la metodologia Delphi. L'abbiamo fatto implementando le recenti linee guida per quanto riguarda la gestione del prolasso uterino nei bovini. Abbiamo chiesto a diversi veterinari come reagivano, cioè cosa pensavano del processo, della procedura, quindi la sostituzione, quindi la metodologia sostitutiva. È stato molto interessante sia come sforzo ma anche come risultato. Abbiamo avuto un buon accordo su quasi tutti i punti, tranne un paio su cui non tutti hanno trovato un territorio d'intesa, comunione, ma a maggior ragione era interessante portare avanti lo studio. Ultimo punto di cui volevo parlare, allora abbiamo dato ben più di un'occhiata a quella che chiamiamo ricerca qualitativa. Molto del materiale di cui vi ho parlato fa riferimento a un cambiamento dei modelli comportamentali.
Se vogliamo che la professione cambi modello comportamentale, mentalità, serve capire cosa cambiare e come. Quindi serve non solamente la scienza per incoraggiare tutti a cambiare modello comportamentale, bisogna capire anche quali sono eventuali muri, quindi le barriere che non ci permettono appunto di fare un passo in avanti. Abbiamo utilizzato un approccio sempre più qualitativo sulla ricerca. Sono ricerche che fanno riferimento alle opinioni, ai pareri, alle pensieri dei veterinari, delle persone che sono direttamente o indirettamente coinvolte in veterinaria. L'abbiamo fatto utilizzando dei colloqui, delle interviste, dei questionari, ma anche dei focus group per cercare di capire cosa le persone vogliono che accada nel prossimo futuro. Penso che possa essere veramente illuminante questo insieme di informazioni. Quando poi andiamo alla restituzione, facciamo cioè il feedback di questi dati, tutti sono sorpresi. Per esempio c'è una citazione di un allevatore che ci commenta la sua reazione sulla biosicurezza e ci ha spiegato in poche righe perché magari lui, secondo lui, non è molto importante da fare e in generale quindi non la fa. Appena però c'è un focolaio, ecco quindi che tutti si scatenano con la biosicurezza. Quindi secondo lui la biosicurezza, come dire, deve essere quasi silenziosa quando non è necessaria, ma forte quando serve. Ora, qui si parla fondamentalmente di prevenzione delle patologie, certo che se ci comportiamo tutti in questo modo la prevenzione non funzionerà. Quindi bisogna veramente scavare di più, andare alle fondamenta di queste barriere per cercare appunto di abbatterle e quindi creare ciò che io chiamavo cambiamento comportamentale positivo. Per riassumere allora, diversi punti da ricordare. Il nostro obiettivo è sempre stato, sarà ancora quello di utilizzare tutte queste tecniche di IVM per aiutare la professione. Il focus per noi è stato il seguente. Innanzitutto, quali sono le domande a cui possiamo dare risposta, quali sono quelle invece ancora senza risposta, osservando le evidenze e facendo revisione della letteratura. Secondo punto, cerchiamo di concentrarci moltissimo su fare un lavoro molto molto pragmatico, quindi la ricerca deve essere concreta, pragmatica. Se facciamo ad esempio dei trial randomizzati, controllati, per scoprire qual è il trattamento migliore, questo va bene, ma al tempo stesso bisogna chiedere ai veterinari cosa fanno per quella stessa patologia fisicamente in questo momento e se c'è un gap provare a colmarlo. Altro punto fondamentale, in termini di education, cioè di formazione, ovviamente i veterinari che noi formiamo adesso saranno i professionisti del futuro, quindi dobbiamo aiutarli il più possibile affinché siano loro in grado appunto di implementare tutta questa metodologia nel loro lavoro che faranno quotidianamente. Dobbiamo quindi far sì che siano più persone possibile coinvolte, quindi qui trovate tanti professionisti coinvolti nella professione, lavoriamo con i veterinari, ma anche appunto l'avete visto con gli studenti. Cerchiamo di convincere le persone a utilizzare quante più risorse basate sull'evidenza, lavoriamo con vari tipi di gruppi, su vari livelli di persone. La professione può veramente essere aiutata a dirigere verso qualcosa di più positivo la ricerca del futuro, per veramente risolvere i quesiti che ci poniamo in questo momento e rimanere su qualcosa di pertinente, di interessante, senza perdersi. Altro punto, attenzione sempre a concentrarci su questi studenti che stanno terminando i loro studi piuttosto che chi è in dottorato, perché appunto saranno i professionisti del futuro. Bisogna che questi ragazzi vedano come lavorate, come si lavora oggi, quali sono veramente le problematiche, portarli appunto non solo in laboratorio o in biblioteca ma anche in allevamento, in modo tale che possano veramente vedere le condizioni comuni in cui si lavora ogni singolo giorno. Ora, se riuscissimo a fare questo, riusciremmo a normalizzare e anche migliorare questo processo di, come dire, potenziamento della medicina veterinaria basata sull'evidenza. Questo vuol dire che, questa è un'immagine veramente molto molto nota, almeno nel Regno Unito. Allora, attenzione, non voglio chiamare alla guerra, ma semplicemente vi chiamo per condividere delle informazioni, per cui in termini appunto di IVM, di medicina veterinaria basata sull'evidenza, serve anche soprattutto il vostro aiuto per fare non uno ma due passi in avanti. Ancora una volta vi ringrazio per l'invito e anche per l'ascolto. Grazie mille. Thank you Bernie, thank you. Allora, eravamo rimasti allora quindi nella conclusione della giornata, della sessione, davamo spazio appunto alle domande, quindi pertanto ecco.